Benvenuti signori alla prediction della Serie A 2023-2024. Siamo qui per preparatevi ragazzi perché oggi litighiamo perché questo è un video in cui si litiga di sicuro. No, sto scherzando ovviamente ragazzi, se avete la vostra opinione scrivetela pure nei commenti, scrivete nei commenti secondo voi dove arriverà la vostra squadra del cuore. Nella appunto posizione della Serie A e ovviamente vi ricordo ragazzi che se volete potete iscrivervi al canale, tanto è gratis se volete, e ovviamente potete anche lasciare un mi piace e condividere il video se volete, perché tanto è gratis tutto, non dovete pagare nessuno e nessuno paga me, seconda cosa. Allora, iniziamo quest'anno. Allora, Atalanta ragazzi, secondo me l'Atalanta quest'anno arriverà quinta. Non me ne vogliate male, tifosi atalantini, però secondo me quest'anno riuscirete a fare comunque bene, perché comunque quindi è una buona posizione per l'Atalanta, però secondo me farete leggermente meno rispetto all'anno scorso, perché avete perso Højlund, che è un grandissimo attaccante che davanti faceva veramente tanto, e poi appunto ci sono qualcosa che se è andato via Malinowski, che era un giocatore che all'Atalanta faceva tanto, però comunque hanno giocatori di tutto rispetto come Muriel, Zapata, Lookman, a centrocampo hanno Koopmeiners, Deron, hanno veramente una squadra di tutto rispetto, Gasperini l'allena veramente bene l'Atalanta, quindi è veramente una squadra che mette in difficoltà quasi tutte le squadre di Serie A e secondo me potrà comunque fare bene quest'anno, però farà leggermente meno rispetto. Cioè avrà qualche difficoltà in più rispetto all'anno scorso. Passiamo al Bologna, ragazzi. Secondo me il Bologna quest'anno riuscirà a fare leggermente meglio, diciamo, perché farà comunque bene, però non farà abbastanza bene per arrivare in Conference League. E secondo me arriverà nona il Bologna. Perché il Bologna comunque Thiago Motta in questi ultimi anni ha fatto, cioè nell'ultimo anno ha spinto tanto il Bologna, perché nell'ultimo anno si è visto che il Bologna giocava in una maniera veramente assurda, però gli manca tanto all'Atalanta, gli manca molta qualità, gli mancano giocatori che possano buttarla dentro con continuità e hanno bisogno di una rosa, diciamo, abbastanza lunga che possa avere dei ricambi, che possa far giocare, diciamo, delle seconde linee, che però riescano a giocarsela abbastanza con tutte le squadre. Mentre questo Bologna qua lo vedo molto incerto su certe cose. E quindi secondo me arriverà nono alla fine. Non riuscirà, diciamo, a confermarsi abbastanza bene più dell'anno scorso. Passiamo al Cagliari, ragazzi. Allora, mi dispiace per Ranieri, però secondo me il Cagliari, ragazzi, non riuscirà a salvarsi. Arriverà 18esimo in classifica perché non ho visto grandi colpi del Cagliari. Non ho visto, diciamo, grossi cambiamenti del Cagliari. Ranieri è comunque un grande allenatore, però il livello della Serie A è un pochettino più alto rispetto a quello che il Cagliari può dare in questo momento, quindi non riuscirà a rimanere, secondo me, in Serie A il Cagliari. Passiamo all'Empoli, ragazzi. Secondo me l'Empoli, ragazzi, quest'anno arriverà 15esimo. Perché metto così in basso l'Empoli? Adesso ve lo spiego. Perché, ragazzi, secondo me l'Empoli nell'ultimo sessione di mercato ha perso Vicario, che Vicario faceva tantissimo per l'Empoli, perché senza l'Empoli, senza Vicario, l'Empoli avrebbe, diciamo, sarebbe arrivato molto molto più in basso rispetto a quest'anno, perché infatti io non ho messo Vicario tra i migliori top della Serie A, ma perché c'erano alcuni che hanno fatto meglio di lui, però senza Vicario l'Empoli veramente sarebbe stato veramente allo sbaraglio. E quest'anno, secondo me, senza di lui, secondo me l'Empoli farà molto più fatica. Hanno comunque dei buoni giocatori davanti, come Caputo, appunto. Però Caputo non è che può fare tutto da solo, quindi ha bisogno di qualcuno che pari dietro le palle. Quindi, secondo me, l'Empoli avrà tante difficoltà. Riuscirà a rimanere in Serie A, però non riuscirà a confermarsi abbastanza come l'anno scorso. Arriviamo alla Fiorentina, ragazzi. Secondo me la Fiorentina purtroppo non riuscirà ad arrivare in Champions, anzi non in Champions, non riuscirà ad arrivare in Conference, secondo me la Fiorentina, perché arriverà ottava. Perché? Perché
Perché secondo me la Fiorentina non è che non riuscirà a fare bene, ma perché ci saranno squadre che secondo me faranno leggermente meglio di lei quest'anno. Perché comunque la Fiorentina è una grandissima squadra, italiano è un grandissimo allenatore, hanno dei giocatori di tutto rispetto come Nico Gonzalez, Ikoné, Jovic, Cabral, Bonaventura che sembra che abbiano dei polmoni d'acciaio, Biraghi che anche lui corre per 90 minuti, Dodò, che io l'avevo sottovalutato tantissimo, Dodò, e invece si è dimostrato un buonissimo terzino, però secondo me non riuscirà ad arrivare in Conference League, perché in Conference League arriverà un'altra squadra che adesso andiamo a vedere, che è la Juventus. Ragazzi, non me ne vogliate male, tifosi della Juve, però secondo me dovete, cioè, deve ripartire dal basso la Juve. Non è perché la Juve farà schifo l'anno prossimo, ma perché là davanti ci saranno squadre che faranno molto meglio di lei e sarà difficile per la Juve mantenere i ritmi, anche perché comunque la Juve deve ripartire da zero praticamente, perché è da 3 anni che la Juve prova a ripartire da zero e non riparte mai. Quest'anno deve proprio ripartire da zero veramente, anche perché non ha più niente da su cui giocarsi, quindi deve proprio ripartire da zero, partire con una mentalità molto umile per poi ritornare pian piano a pensare di tornare in Champions. Passiamo al Frosinone, ragazzi. Secondo me, ragazzi, non me ne vogliate mai i tifosi del Frosinone, però secondo me il Frosinone arriverà ventesimo. Perché ragazzi, il Frosinone non ha la rosa per competere per rimanere in Serie A, cioè nel senso non è perché ci sono cattivo io, ma perché semplicemente sono oggettivo. Secondo me il Frosinone non ha la rosa per rimanere in Serie A. Passiamo al Genova. Il Genova secondo me invece rimarrà in Serie A, arriverà 17esimo, quindi si salverà magari per il rotto della cuffia, però si salverà perché innanzitutto ha comprato Retegui, che appunto, come diciamo, è un buonissimo attaccante. In Argentina faceva molto bene, adesso c'è da vedere se anche in Serie A farà bene, però secondo me farà comunque bene. E c'è da dire che comunque il Genova nell'ultima stagione in Serie B si è cambiato molto, è tornato a giocare bene, tra virgolette, ha un buon allenatore che l'allena, quindi secondo me il Genova riuscirà a salvarsi la prossima stagione. Chi non riuscirà a salvarsi di nuovo, secondo me, è il Verona, ragazzi. Il Verona, secondo me, ragazzi, arriverà 19esimo e non riuscirà a salvarsi. Perché secondo me il Verona l'anno scorso si è salvato per il rotto della cuffia, perché ha battuto lo Spezia, però non ha la rosa. Cioè, si è visto che l'anno scorso avevano una marea di problemi. L'anno scorso fino praticamente alla. Non sono mai stati fuori dalla zona retrocessione alla fine. Non si sono mai veramente allontanati dalla zona retrocessione, quindi quest'anno secondo me sarà la stagione del caput. Non me ne vogliate male i tifosi del Verona, però secondo me lo sapete anche voi. Passiamo all'FC Internazionale, ragazzi. E adesso arriviamo in realtà, ragazzi, a mettere una squadra che secondo me non è facile da posizionare, perché secondo me l'Inter ha le potenzialità per vincere e ce le ha tutte, però secondo me non arriverà prima, ma arriverà seconda l'Inter perché ragazzi, secondo me l'Inter ha la rosa per vincere, perché comunque Lautaro, miglior numero 10 della Serie A, Thuram, che è un grandissimo attaccante, io sono sicuro che potrà fare bene, ha il miglior centrocampo della Serie A a mani basse, perché Barella, Chala, Mkhitaryan, Frattesi, Samardžić, Aslani sono 6 giocatori che fanno veramente il disastro a centrocampo. Sono veramente 6 giocatori veramente formidabili, tra cui appunto i titolari. Però secondo me il problema nostro, ragazzi, è la continuità. Io non è che ho paura dell'Inter, perché l'Inter è pazza e io la amo per questo, perché è pazza. Però io ho paura per le sue pazzie, per la sua discontinuità, perché quest'anno l'Inter ha dimostrato di essere una corazzata, però ha anche dimostrato di essere una squadra discontinua. In alcuni momenti, nelle ultime 2 stagioni, ho visto veramente una Inter che non si può vedere.
che non si può vedere. Sconfitte e pareggi veramente arrivati per poca voglia, per disattenzioni e per errori o in panchina o dentro il campo. Quindi ragazzi, io spero veramente che l'Inter possa fare bene quest'anno e che possa magari anche vincere. Però sono un po' ottimista, ma sono anche un po' obiettivo. Io ho fiducia in Inzaghi, però ho paura per quella che può essere la continuità della squadra. Però speriamo bene. Passiamo alla Lazio, ragazzi. Secondo me la Lazio quest'anno riuscirà a rimanere in Champions, però arriverà quarta, ragazzi. Perché secondo me non riuscirà a confermarsi per quanto fatto l'anno scorso. Perché secondo me non è abbastanza forte per competere con le altre squadre, anche perché ha perso il Milinkovic-Savic, anche se ha perso Kamada, che è un giocatore di tutto rispetto. Al Francoforte faceva veramente bene. Poi hanno preso anche Shaw, che è un altro giocatore del Francoforte, un altro centrocampista che è veramente forte. Hanno preso il vice Immobile, che è Castellanos, dal New York City. E poi ovviamente hanno una grande squadra, Zaccagni, Felipe Anderson, hanno una difesa veramente stellare con Cataldi, Romagnoli e Provedel, che è veramente Provedel è un portiere veramente strepitoso, sottovalutatissimo. Io l'ho messo primo nella top 5 dei migliori portieri della Serie A dell'anno scorso, perché è il giocatore che ha fatto più clean sheet ed è anche quello che ha fatto le prestazioni migliori. Quindi arriverà quarta la Lazio. Però comunque riuscirà, diciamo, a giocarsela abbastanza con le altre squadre. Lecce. Allora, ragazzi, secondo me il Lecce riuscirà comunque a fare bene, però non riuscirà, diciamo, a essere abbastanza continuo per riuscire a fare meglio dell'anno scorso. Quindi arriverà 14ª in classifica, che comunque starà lontana dalla zona retrocessione, però comunque alla squadra dell'anno scorso, quindi più o meno farà il campionato dell'anno scorso. Oh, arriviamo al Milan, ragazzi. Posso essere obiettivo, ragazzi, per una volta? Secondo me il Milan vince lo scudetto. Sono obiettivo, ragazzi. Hanno una squadra della Madonna. Hanno fatto un mercato stellare, nonostante abbiano venduto Tonali, hanno preso Pusilic o Pasalic dal Chelsea, Loftus-Cheek, Cucuquese, Okafor, Sportiello, Luca Romero e l'altro olandese. Secondo me hanno fatto un mercato stellare. Hanno completato tutto quello che non avevano. Hanno preso i giocatori che mancavano nelle parti del campo. Hanno trovato la punta, la vice punta. Hanno trovato il vice Giroud, perché Giroud non poteva giocare tutte le partite. E hanno preso Okafor, che può fare da vice Giroud. Hanno preso Chukwueze, che è un giocatore veramente forte, che può giocare in coppia con Leao. Loftus-Cheek non è Tonali, però è un buon centrocampista. Pusilic è un grandissimo giocatore che fino all'anno tra 2 anni fa, 2 anni fa era un giocatore imprescindibile nel Chelsea, che faceva veramente bene e secondo me è il miglior giocatore statunitense degli ultimi 6 anni. Quindi è veramente una squadra della Madonna. L'unico problema è il suo allenatore, che è Pioli, che alcune volte fa quelle piolate lì, che fa appunto i turnover, perché il Milan l'unica cosa che non deve fare è il turnover, perché il turnover negli ultimi anni al Milan è sempre andato storto. Non è mai riuscito, diciamo, il Milan a fare un turnover che sia fatto bene. Però quest'anno secondo me riuscirà a fare bene anche quello, perché ha le seconde linee che sono veramente forti. E secondo me comunque hanno una squadra che è veramente stellare, cioè Maignan in porta, Theo Hernandez, Tomori, Leao, che comunque io lo insulto, però è comunque un giocatore di una qualità veramente alta. E secondo me, ragazzi, mi duole ammetterlo, però secondo me, ragazzi, hanno una cosa veramente della Madonna. E un milanista che non lo ammette è un po' in malafede, dai, ci spera, ci gufa un po' che siano le altre squadre a mettere. Pensavate che mettessi l'Inter? Ragazzi, io sono obiettivo, secondo me, il Milan, secondo me, in questo momento, per mercato, perché poi c'è da vedere sul campo, però per mercato secondo me il Milan sta facendo meglio in questo momento. Monza, ragazzi. Secondo me, ragazzi, il Monza arriva nella stessa posizione dell'anno scorso, ovvero che arriverà decima, perché alla fine il Monza ha una buona squadra, però non arriverà più in alto di l'anno scorso, perché
comunque hanno preso Gagliardini e D'Ambrosio, che sono due giocatori di tutto rispetto. Gagliardini un po' meno, però D'Ambrosio diciamo che c'ha un po' di esperienza, è un difensore fisico, quindi che può fare bene. È un difensore che può fare bene nel Monza, però secondo me D'Ambrosio e Gagliardini non basteranno al Monza per arrivare in Conference League, quindi arriverà decima come l'anno scorso. Oh, passiamo al Napoli, ragazzi. Ecco, secondo me, ragazzi, il Napoli arriverà in Europa League. Non me ne vogliate male, tifosi del Napoli. Lo so che mi state per fucilare, però adesso vi spiego. Adesso vi spiego. Secondo me, ragazzi, avete perso tantissimo, tifosi del Napoli. Quest'anno, ragazzi, avete perso tanto, sia in panchina che in difesa. Kim, che l'anno scorso vi ha fatto veramente, veramente la differenza in difesa. Senza Kim, secondo me, ragazzi, avreste avuto molte più difficoltà. E comunque avete perso anche Spalletti. Spalletti, secondo me, ragazzi, senza Spalletti, quello che il Napoli ha fatto in questi 2 anni, non l'avrebbe fatto. Non l'avrebbe fatto. Perché, ok, che poteva arrivare Kvara. Poteva arrivare Kim, ma Spalletti ha valorizzato Kim, ha valorizzato Kvara, ha valorizzato Lobotka, che Lobotka è passato da essere uno che faceva panchina a essere un titolare imprescindibile e uno dei migliori centrocampisti in Serie A. Cioè, il Napoli ha fatto veramente qualcosa di straordinario. Poi ovviamente il Napoli può arrivare magari sesto o quinto. Scegliete voi in questo momento. Può arrivare sopra l'Atalanta, però secondo me, ragazzi, arriva in Europa League. Perché secondo me, ragazzi, perdere nella stessa sessione di mercato, perdere Kim e Spalletti toglie tanto. Ok, che hanno preso anche il sostituto che dovrebbe essere Nunez. Non so che giocatore sia, magari farà anche meglio di Kim. Però Rudy Garcia, ok, che è un buon allenatore Rudy Garcia, però secondo me non è al pari di Spalletti. Ok che avete ancora Kvara e Osimhen davanti, però secondo me non riuscirete, secondo me, a fare bene tanto quanto l'anno scorso. Oh, arriviamo alla Roma, ragazzi. Allora, ragazzi, adesso siamo sinceri. No, passiamo al Napoli, ragazzi. Secondo me, ragazzi, il Napoli arriverà in Champions anche quest'anno. Però non riuscirà ad arrivare allo scudetto. Perché comunque arriverà quarto, arriverà in Champions, arriverà tra le prime quattro. Però non riuscirà a, diciamo, rendere tanto quanto ha fatto l'anno scorso. Perché? Perché ha perso Spalletti e Kim. Spalletti e Kim, secondo me, fanno tantissimo lì davanti, anzi lì dietro. Perché Spalletti, senza Spalletti, questi 2 anni di Napoli non ci sarebbero stati. Non ci sarebbero stati. Perché? Spalletti ha valorizzato Lobotka, Kvara e Kim. Senza Spalletti questi 3 giocatori non sarebbero mai esistiti. Lobotka prima di Spalletti era un giocatore che faceva panchina. Kvara giocava in Georgia e Kim giocava in Turchia. Ok che è stato giunto lì a portare Kvara e Kim a Napoli, però Spalletti li ha allenati. Quei giocatori Spalletti li ha allenati. Ce li avete ancora Osimhen e Kvara, però secondo me Rudy Garcia non è Spalletti. E Nunez non è Kim, secondo me. Poi magari fa bene Nunez e Rudy Garcia. Però secondo me non riuscirete a fare la stagione fantastica che avete fatto l'anno scorso. Secondo me non riuscirete a rifarla anche quest'anno. Riuscirete comunque ad arrivare in Champions. Però secondo me non riuscirete ad arrivare allo scudetto. Passiamo alla Roma, ragazzi. Allora, la Roma, ragazzi, non me ne vogliate male, romanisti, però. Secondo me arriverete anche l'anno prossimo in Europa League. Perché, ok, che avete una grande squadra. Avete Pellegrini, che è un grandissimo centrocampista. Avete Ndicka, Aouar, che sono Christensen, che sono tre acquisti a zero. Che sono veramente tre acquisti a zero, che sono veramente grossi. Però il problema è la punta. Alla Roma manca una punta centrale che possa fare gol. Senza la punta la Roma non può andare avanti, perché a Mourinho serve un giocatore che faccia da punta. Belotti non può fare la prima punta. L'ha dimostrato l'anno scorso che Belotti non è una prima punta, è il giocatore che quando ti serve magari entra, ti fa la giocata e ti fa il gol, però non è una punta. Solbakken non può esirmi che può fare la punta, perché Solbakken non è una prima punta. Anche lì è un giocatore che qualche volta ti entra, ti gioca bene, ti fa il gol, però
C'era Abraham che lui poteva fare la prima punta, però si è infortunato, anche perché l'ultima stagione Abraham non è che abbia fatto benissimo. Dybala non è una prima punta, Dybala fa la seconda punta, fa diciamo il trequartista. Però non, secondo me senza la prima punta la Roma non può andare da nessuna parte, secondo me. Nonostante abbia preso un grandissimo centrocampista che è Aouar, abbia preso un grandissimo difensore che è Ndicka, però senza la punta non puoi andare avanti. Cioè, alla fine nel calcio conta se fai gol. Se non fai gol non vai avanti. Mi dispiace ai tifosi della Roma, però secondo me alla fine è questa la realtà. Allora ragazzi, chi arriverà in undicesima posizione quest'anno è proprio secondo me la Salernitana. Perché ragazzi? Perché ragazzi la Salernitana con Paolo Sosa ha dimostrato di essere una squadra di tutto il rispetto. Ochoa in porta è un portiere veramente stellare. Nonostante sia un grande portiere in nazionale, sta anche dimostrando di essere un buon portiere anche in campionato. Hanno Dia, che nell'ultima stagione ha fatto veramente i disastri. Hanno Piontek e Candreva, che quando entrano fanno comunque bene. E hanno comunque una squadra di tutto rispetto. Quindi secondo me la Salernitana riuscirà ad arrivare undicesima e fare un buon campionato anche l'anno prossimo. Arriviamo alla dodicesima posizione, ragazzi. Secondo me la dodicesima posizione sarà per il Torino, ragazzi. Il Torino, ragazzi, perché il Torino comunque è la squadra che riesce a fare bene, però è sempre quella squadra che gli manca qualcosa per fare meglio degli ultimi anni e non riesce a dare quella continuità che gli serve per arrivare veramente a quei livelli che servono alla Serie A. Passiamo alle ultime due squadre, l'Udinese, anzi il Sassuolo, secondo me ragazzi, arriverà 16esimo, ragazzi, non mi dispiace i tifosi del Sassuolo, però ragazzi, perdere Frattesi, secondo me, perde tanto, perché Frattesi a Sassuolo dava velocità, dava gioco, dava inserimenti, dava assist, dava gol, e senza di lui, secondo me, il Sassuolo verrà penalizzato negativamente tanto. Certo, hanno ancora Berardi, hanno ancora Lorienté, hanno ancora Tresoldi, Lopez, Consigli, che sono tutti giocatori che hanno fatto la storia dell'ultimo recente del Sassuolo e sono giocatori di una certa qualità, però secondo me non basterà. Arriviamo alla tredicesima posizione in campionato che sarà per l'Udinese, ragazzi. L'Udinese secondo me arriverà tredicesima e qua si può concludere il nostro video. Quindi, ricapitolando, il Sassuolo, il Verona, anzi no scusate, il Frosinone, il Verona e il Cagliari, retrocessi. 17esimo, 16esimo, 15esimo arriveranno il Genova, Sassuolo ed Empoli. Dalla 14esima posizione all'ottava ci saranno Lecce, Udinese, Torino, Salernitana, Monza, Bologna, Fiorentina, Juve in Conference League, Roma ed Atalanta in Europa League. Napoli, Lazio e Inter in Champions e Milan Scudetto. Ditemi la vostra nei commenti. Vi ricordo che se volete potete anche lasciare un mi piace e iscrivervi al canale. E noi ci vediamo con i prossimi episodi e i prossimi video. Ciao ragazzi!